tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di nuovo di Dennis Dosio, perché allora ho letto in questi giorni, che ho visto anche il suo post su Instagram, che è stato picchiato, diciamo, da uno sconosciuto. Praticamente è successo che lui era in questa discoteca, in questo locale, e si era fatto una foto con una ragazza. Arriva un tizio, si avvicina, gli chiede se è Dennis Dosio, e questo tizio, lui ovviamente dice di sì, e questo tizio gli dà un colpo di bicchiere, cioè gli rompe il bicchiere in testa ed è rimasto ferito. Infatti la raga spacca qui. E praticamente, poverino, ok, va bene, se hai visto sui coglioni, ci può anche stare, perché, ripeto, come ho detto nello scorso video riferito, cioè tutto su di lui, ho detto che per me è un bel ragazzo, ma che comunque a me non mi piace come persona, da quello che vedo, perché non è che posso giudicare, da quello che vedo ovviamente dico se mi piace o no. Praticamente, io penso che, ok, se non vi piace, lo ignorate come faccio io, ma non c'è bisogno di andare ad alzare mani perché una persona mi sta sui coglioni, anche perché non ti ha fatto niente. Quindi che cosa alzi le mani? Se io vedo una persona che a me mi sta antipatica, io non vado da lei, non la vado ad istica ad alzare i mani. Ma no, assolutamente, secondo me è una cosa sbagliatissima. Ok, sui coglioni, basta, lo ignori. Perché io devo alzare le mani, poveraccio? L'ha rovinato, gli ha fatto una caspita. Spacca qui, poverino, dai, fino a questo punto, quanto si vede gli italiani, ragazzi, poi mi dicono perché gli italiani non mi piacciono. Raga, è questione che a me l'Italia fa cagare altamente e non mi piacciono nemmeno gli italiani. Ok, non è che solamente gli italiani fanno queste cose, attenzione, perché è tutto il mondo, tutte le nazioni, tutte, ci sono queste persone che uccidono, che rubano, che spacciano, che si drogano, tutte queste cose qua. Però dico che comunque a me l'Italia, gli italiani in sé, no, mi piacciono! Vediamo se si sta zitto. Questo lo lascio, non taglio questa parte, perché veramente sarà bellissima. Oh, ecco qua. Parlavamo di Dennis Dosio. Cosa pensi di Dennis Dosio? Vuole uscire dalla stanza, lui deve stare qua con me, non può uscire. Comunque, riprendiamo il discorso su Dennis Dosio. Poverino, a me sinceramente è dispiaciuto. Se è dispiaciuto anche a te, lascia like o commenta. Se invece non ti è dispiaciuto, commenta dicendo il motivo di cui non ti è dispiaciuto, perché veramente sono curiosa di quello che voi pensate. Sia negativo che positivo, non vado ad offendere o attaccare qualcuno. Penso che ovviamente qualcuno, non tutti la pensano allo stesso modo, ognuno ha il proprio modo di pensare, a me va benissimo così. Comunque, poverazzo, è come se tipo io sto sui coglioni di una persona, mi viene e mi alzo mani. Oh, ma che stai a dire? Ma proprio, assolutamente, io riprendo, scasso tutto, non me ne frega niente. Lui cretino, vabbè, certo, col bicchiere in testa un po' si è stordito, perché secondo me se non si stordiva, si alzava, che una camuffa, pum, si ci deve sciarra, mi sa. Comunque, lui la pensa come me su Dennis Dosio, che sta antipatico, però non lo morderebbe mai, vero? Vero che non lo morderesti mai. Significa di sì questo. Mi raccomando ragazzi, non prendete esempio da queste persone cretine e deficienti che stanno rovinando il mondo. Mi raccomando, se una persona vi sta sulle palle, lo dico apertamente, non andate ad alzare le mani. Poi ovviamente ragazzi, non si sa, perché da come l'ha raccontato lui, ma da me si dice che si devono sentire entrambi le campane, perché sinceramente non penso che una persona viene e ti alza male, cioè poi capita, attenzione, perché capita, però un qualcosina, cioè non penso che lui sia stato fermo, nel senso questo che avrà sconcicato la sua ragazza, cioè avrà filtrato, avrà fatto qualcosa, gli avrà lanciato un po' occhialine brutte, o si saranno prese a parole, non lo so ragazzi, perché ovviamente, da come racconta lui, fa sembrare che ovviamente ha ragione, ma la verità noi non la possiamo mai sapere, perché vi ricordo che sul web si racconta solo quello che si vuole, come in televisione o anche di presenza, si fa la bella faccia, quindi la verità non la possiamo sapere. Io commento su quello che ho letto su di lui, che ripeto, queste cose non si fanno, però ovviamente può anche esserci stato qualcos'altro sotto che lui ovviamente non può dire, perché ovviamente deve passare per la parte di quello che ha ragione. Comunque,
Non mi dilungo troppo, spero che il video vi sia piaciuto e mettete like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere come la pensate voi sotto i commenti. E basta, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Ciao Iotellini, saluta! Ciao ciao! Ciao ciao! Lui chiuderà il video.